Corri! Corri, Lesta, Willy, dal tuo amico orso! Yuhu! Oh, Yuri! Ho un bel po' di miele qui e non vedo l'ora di dividerlo con qualcuno. Non voglio certo mangiarlo tutto solo. Già, qualcuno ha parlato di miele. Qualcuno ha forse parlato di miele. Ecco, arrivo, arrivo. Ciao, Yuri, amico mio. Senti, ho proprio bisogno di una mano. Dovresti aiutarmi. Da, tu parla. Da, dimmi tutto. La volpe è entrata in casa mia e adesso non vuole più uscire. Me l'ha rubata e nessuno è riuscito a buttarla fuori. Ha picchiato e cacciato tutti. Brutta storia, Willy, brutta. Mi dispiace, ma che si può fare? Mi serve un animale grande e grosso che la faccia spaventare. Oh, un animale grande e grosso, tu dici? Già. Tipo uno cavallo? No. Tipo uno toro? No. Allora, tu tipo un elefante? Nemmeno. Yuri, mi serve un orso. Da. Un orso. E dove tu trova un orso che... Ehi, aspetta, tu parla di me. Eh sì. No, 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 non se ne parla nemmeno. Io non ci parlo con la volpaccia. Ha picchiato tutti quanti, io lo so, io non voglio fare una brutta fine. Ma sciocco, ascolta. Tu sei grande e grosso. Appena entrerai in casa, tremerà sicuro dalla paura. Credi a me, per favore, sei la mia ultima possibilità. E va bene, io ci prova. Grazie, amico, grazie. Così Yuri si armò di coraggio e, arrivato davanti all'uscio di casa, si schiarì bene la voce ed esclamò: Signori, io la prego di fare fagotto e lasciare questa casa, maledetto wolpacchiotto. Alla rimbaggio! Sei a fuochi, sta qui, muova solo un passo, la testa con un colpo, tutta la fracasso! Da, aiuto, aiuto, per San Pietro Borgo! Questa volpe è matta dalle gare, io me ne voglio andare! È finita, pensò Willy. Non sa più a chi chiedere, non sa più a cosa pensare. Ma vi pare giusto, dico io, perdere la casa per colpa di una volpaccia invidiosa e prepotente e nessuno, nessuno che riesca ad aiutarla? È meglio che cominci a pensare ad un altro posto in cui costruire una casa.